Inizieremo con la prima attività che sarà un convegno il 4 maggio e da lì una serie di manifestazioni ci accompagneranno fino al 17. Due settimane di eventi collaterali alla settima tappa del Giro d'Italia 2019 che venerdì 17 maggio partirà da Vasto per arrivare all'Aquila attraversando il cuore del capoluogo con lo sprint sul traguardo della Villa Comunale. Il 4 maggio alle 10.30 all'Auditorium del Parco ci sarà un convegno per fare un momento di riflessione sul tema della sicurezza stradale. Ci sarà Marco Scarponi, il fratello di Michele Scarponi, che purtroppo è stato vittima di un incidente stradale che ce l'ha tolto per sempre dal mondo del ciclismo. E è un'occasione per riflettere. Avremo Marino Bartoletti come moderatore di questa tavola rotonda e avremo anche tanti ospiti illustri che tratteranno questo tema così delicato. Il giorno 5 in programma la stracittadina Città dell'Aquila, gara podistica organizzata dall'Atletica Abruzzo. Il percorso si sviluppa tutto quanto all'interno del centro storico, così come è da tradizione per quanto riguarda la stracittadina. Praticamente parte da Collemaggio, si sviluppa lungo un percorso di due giri di 5 km ciascuno. È un percorso omologato FIDAL, prevede praticamente oltre i due giri per la competitiva, la passeggiata praticamente si svolge soltanto su un giro praticamente, per cui pari a 5 km. È facilmente accessibile a tutti. La mattina del 9 maggio allo stadio di Acquasanta in programma la partita del cuore riservata alle scuole superiori cittadine, alla scuola calcio dell'Aquila e a una rappresentativa di scienze motorie. Dal 13 al 15 maggio all'Auditorium del Parco, spazio all'Aquila Sport Film Festival, tre giornate a tema di sport e cinema. Proietteremo tre film, parleremo nel primo film insieme anche a Kai L'Aquila di alpinismo, il secondo giorno, martedì 14, parleremo di calcio popolare, in particolare di scuola calcio e chiuderemo naturalmente con il ciclismo il 15 maggio, sempre all'Auditorium, proietteremo Wonderful Losers, che è un documentario che parla proprio del Giro d'Italia, però lo fa da un punto di vista diverso, vale a dire non va a riprendere le prime donne, nelle star, i grandi ciclisti, ma parte dai gregari, da quelli che faticano, da quelli che lottano per far arrivare al successo altri. Il giorno che precederà la tappa, giovedì 16 maggio, arriverà in Piazza Duomo il Giro di Paola. La campionessa di ciclismo Paola Gianotti percorrerà le stesse strade della carovana con 24 ore di anticipo per promuovere la campagna Io rispetto il ciclismo. Ogni giorno, dal 16 al 19 maggio, il Festival dello Street Food animerà il Parco del Castello per la quarta edizione dello Street Food Time. Tanti food truck provenienti da tutta Italia come al solito, 7 birrifici artigianali con 70 tipologie di birre artigianali diverse e tanto cibo proveniente da tutta quanta Italia e dal mondo, quindi sport, cultura e anche poi la possibilità di rifocillarsi, mangiare bene dopo attività sportive interessanti e intense. È molto importante, anzi emozionante per noi, perché noi abbiamo organizzato una delle prime manifestazioni proprio grandi al centro città dopo il terremoto e abbiamo visto una popolazione felicissima di poter rivivere il centro. Quindi noi accompagniamo l'Aquila dall'inizio, diciamo, della possibilità di rivivere la città. E siamo stati, insomma, uno dei primi eventi e continuiamo con grande affetto a essere all'Aquila. Gli eventi non termineranno con l'arrivo della tappa perché il 19 maggio ci sarà la quarta edizione della Gran Fondo Città dell'Aquila. È in fermento in questi giorni la macchina organizzativa per mettere a punto tutti i dettagli. Non dovrebbe subire stravolgimenti il servizio di trasporto pubblico. Il terminal di Collemaggio rimane fruibile anche ai pullman dell'AMA, oltre che ad essere occupato anche dalle varie ammiraglie e dai vari camion che saranno da supporto alla tappa. Comunque per qualunque eventuale variazione ci dovesse essere sul servizio, invito comunque gli utenti ad iscriversi al canale Telegram AMA L'Aquila, perché sul canale Telegram noi invieremo in tempo reale qualunque tipo di variazione si dovesse verificare. Queste giornate rappresenteranno una vetrina straordinaria, in quanto saranno 192 le televisioni collegate da ogni parte del mondo e 3.000 i componenti della carovana, con un indotto turistico importante. Dal punto di vista della visibilità, dal punto di vista del ritorno d'immagine, sarà un'occasione straordinaria per mostrarci a 10 anni dopo della fatidica data del 6 aprile 2009.